uno scontro, anche se soprattutto da parte cinese si cercherà di avvicinarsi alle posizioni, comunque cercare un'intesa, ma il problema è che i temi sono molteplici, perché oltre agli accordi commerciali e all'andamento delle valute c'è tutto il discorso per quanto riguarda le tensioni geopolitiche, il discorso della Corea del Nord. Trump è stato molto, molto categorico quando ha previsto, insomma, che se vuole il sostegno della Cina, ma se non ci dovesse essere potrebbe procedere anche unilateralmente gli Stati Uniti nei confronti di fermare il progetto nucleare di Pyongyang e soprattutto, insomma, impedire, insomma, le ambizioni del leader supremo della Corea del Nord. E poi, ma ci sono altre tensioni, ci sono anche i rapporti con Taiwan, ci sono tutte le tensioni per quanto riguarda il Mar Cinese meridionale, quindi ecco che sarà un incontro molto molto difficile, anzi forse probabilmente il discorso economico potrebbe anche passare in secondo piano, perché ecco, sul discorso economico ci sono più possibilità di intesa, perché ecco la Cina, per avere un atteggiamento più morbido nei confronti degli Stati Uniti con gli accordi di libero commercio, comunque tutti i discorsi commerciali, potrebbe proporre un ulteriore aumento degli investimenti cinesi negli Stati Uniti, che sono stati già ingenti negli ultimi anni. Però ecco che molto dipenderà, come detto, se possiamo diciamo, prevedere al momento l'atteggiamento cinese, perché l'atteggiamento cinese, che mentre negli altri anni era, diciamo, molto scuro, al momento invece l'atteggiamento cinese, quindi a difesa quasi del libero commercio, a difesa, insomma, di un'economia globale, ecco che invece Trump potrebbe avere un atteggiamento molto difficile da prevedere. Ecco perché questo meeting è molto importante, sarà molto seguito dalla comunità finanziaria, 2 giorni in Florida che potrebbero cambiare veramente gli scenari futuri, non solamente per queste 2 economie, ma proprio per l'economia globale anche degli altri paesi. Quindi, insomma, sarà molto importante e avrà anche molto impatto proprio sul mercato valutario. Quindi attenzione non solamente all'andamento del dollaro, all'andamento dello yuan, ma anche delle altre valute.